E ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene, spero che i vostri pesci siano in piena forma. Per vostra fortuna oggi parliamo di pesci rossi, so che sono tra i vostri pesci preferiti, ma oggi non andrò a spiegarvi niente, anzi, andremo a fare un quiz, sarete voi i protagonisti di questo video. Come per lo scorso quiz di acquariofilia, postato qualche settimana fa, avrete 5 domande a cui dare una risposta. Queste domande possono essere o vero o falso, o risposta multipla, oppure ci mettiamo una domanda aperta. Le domande aumenteranno di difficoltà pian piano che si va avanti col video. Sappiate già che non sarà semplicissimo, perché gli scorsi quiz sono stati troppo semplici, di conseguenza andiamo su qualcosa di un po' più tecnico. Dai, ce la potete fare sicuramente se guardate tutte le settimane i video di Philos Aquarium. Approfittiamo quindi per chiedervi, se siete interessati al mondo dei pesci e degli acquari e volete saperne sempre di più, vi invito a iscrivervi al canale, così da imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci, grazie ai video che vengono pubblicati ogni sabato sera alle 19. Prima delle domande vediamo subito cosa sarete alla fine di questo video in base a quante risposte corrette avete dato. Non vi verrà dato un neofita medio bravo acquariofilo come per lo scorso video, ma qui in base a quante risposte esatte farete sarete un pesce rosso. Ma quale? Se farete 0 risposte esatte sarete un pesce rosso di scarto, un pesce rosso commerciale, anzi che viene magari dato come cibo per grandi pesci d'acquario come arowana, oscar, il tipico pesce che si vince alle giostre. Se avete risposto correttamente a una o a due domande siete un oranda, un discreto oranda. Se avete risposto invece correttamente a 3 o 4 domande siete un oranda di alta selezione, in particolare un oranda arancio. Se invece risponderai correttamente a tutte le domande, quindi con 5 risposte esatte, non solo sarai un'oranda di alta selezione, ma sarai bensì un tricolor oranda testa di leone, un'oranda molto raro che costa un sacco di soldi, selezionato e commerciato per lo più in paesi come Thailandia e Indonesia, ma anche e soprattutto la Cina. Bene, adesso che sapete come funziona il tutto, possiamo incominciare. Prima domanda, vero o falso? I pesci rossi per natura hanno delle cure parentali nei confronti dei loro vannotti. Vero o falso? Finito il tempo. Anzi, mi sono dimenticato di dirvi che se pensate siano troppo corti o troppo lunghi i tempi di attesa tra la domanda e la risposta, siete invitati o a stoppare il video oppure a mandarlo avanti se avete già la risposta in testa. Purtroppo è brutto da dire, ma i pesci rossi non hanno cure parentali, quindi la risposta è falsa. Perché dico purtroppo? Perché ci semplificherebbe la vita tantissimo avere dei pesci che per istinto non si mangiano i propri vannotti. Anzi, essendo pesci ovipari, sono addirittura bravi a mangiarsi direttamente le uova appena deposte. Non a caso bisogna, quando si vuole far riprodurre il proprio pesce rosso, dedicargli una vasca dove puoi mettere solo il maschio o i maschi, perché molte volte si fa riprodurre con più maschi pesci per avere più varietà genetica, con una femmina, senza altri esemplari che non si vogliono far accoppiare, perché questi altri andranno a seguire la femmina finché non depone qualche uovo e quindi se lo mangiano. Molto importante. Seconda domanda, risposta multipla. Questo pesce che vi sto facendo vedere adesso è un pesce rosso eteromorfo o un pesce rosso omeomorfo? Sicuramente molti di voi non avranno più pallida idea di cosa stiamo parlando. Beh, è normale, sono delle parole un po' difficili. La differenza è molto semplice. Intanto la risposta a questa domanda è che è un pesce rosso omeomorfo. Ne parlo spesso nei miei video, tra l'altro vi metto il link in alto a destra della playlist d'allevamento del pesce rosso dove spiego quasi sempre la differenza tra i due. Sono sempre due pesci, sono sempre due pesci rossi, esistono i pesci rossi omeomorfi e quelli eteromorfi. La differenza sta nella forma delle pinne, del corpo, questo perché uno è un pesce più selezionato per magari la lunghezza delle pinne o per altro, mentre invece gli altri sono più selezionati per la forma del corpo, che sia più tozzo, che sia più rotondo. Ecco, quindi la differenza generale è che un pesce rosso omeomorfo è monocoda prima di tutto, quindi con una sola coda, non come questi qua che sono randa, quindi pesci rossi eteromorfi.
ha una forma più idrodinamica, quindi più adatta al nuoto. Questo perché è molto simile, tranne per i colori, al pesce rosso ancestrale, quello che si può trovare allo stato selvatico, ovviamente. Sono dei pesci quindi più selezionati per la colorazione e per la lunghezza delle pinne, ma non per la forma del corpo. Proprio per questo, se si hanno piccole vasche, non è consigliato mettere insieme oranda e pesci rossi comuni. Questo perché i pesci rossi comuni, quindi quelli monocoda che vi ho appena fatto vedere adesso, quindi parlando di pesci rossi omeomorfi, sono proprio studiati per essere più veloci nel nuoto. Di conseguenza il rischio è che tolgano il cibo a eventuali oranda un po' più lenti. Ecco, questa si chiama competitività alimentare, ma di questo ne ho parlato in uno scorso video. Comunque invece, per farla breve, questo è un'oranda. Vedete che è un po' più tozzo, le pinne sono lunghe, ma questo non è tanto quello che fa la differenza. Però ha la doppia coda, ha la doppia pinna caudale. Questi sono dei pesci giovani, però crescendo si vede poi come diventano più tozzi. Molti di loro sviluppano degli wen, si chiamano, quindi delle escrescenze di carne sulla testa, che si trovano in molte varietà come l'oranda aranciu, l'oranda testa di leone, eccetera, più o meno sviluppate nelle selezioni. Questo è quanto, spero di essere stato chiaro. Come terza domanda mettiamoci una domanda aperta, dovrete rispondere liberamente e poi successivamente capirete se la risposta è stata corretta o meno. Qual è la differenza tra carpa koi e pesce rosso? Siete riusciti a immaginarvi la risposta durante il tempo prestabilito o avete stoppato il video? Non lo so, comunque, vediamo un po'. La differenza tra una carpa koi e un pesce rosso è molto importante da sapere, perché molte volte in dei negozi troviamo dei pesci rossi che vengono spacciati per carpe koi, quindi messi a prezzi più alti rispetto al normale, oppure quando invece pensiamo di comprare un pesce rosso da tenere in un 80 litri, per sbaglio magari abbiamo comprato una carpa koi che ha bisogno di decisamente più di 80 litri. Non c'è nulla di strano, vediamo però le differenze più comuni. La prima caratteristica che ci fa subito capire che è una carpa koi o un pesce rosso è che la carpa koi ha dei barbigli, cioè dei baffi alla base delle labbra. È una caratteristica che si sviluppa già quasi da subito, quindi da quando la carpa si trasforma da vannotto a pesciolino. Quindi non puoi dire no, non ha ancora i baffi perché è giovane. Se è già un pesce che puoi tenere in mano, ha per forza i baffi. Un altro fattore che possiamo solo vederlo più che in un negozio, in un laghetto esterno, sono le dimensioni. Le carpe sono molto più grandi rispetto ai pesci rossi, però ovviamente su dei pesci giovani non possiamo confrontarli, perché se sono carpe grosse come dei pesci rossi, se guardi un pesce rosso e non sai queste due differenze, ti sembrano pressoché identici. In più, per sapere questa differenza bisogna già avere un po' di conoscenza delle carpe koi. Le carpe koi hanno dei pattern, quindi dei colori particolari, se sono delle carpe di razza, diciamo, non degli ibridi. Se siete curiosi e volete imparare a grandi linee cosa sono i pattern, quindi quali sono le posizioni delle macchie e i colori che presentano le carpe koi di razza, quindi di una certa varietà, non di ibridi, vi lascio il link sia qui che in descrizione. Domanda numero 4. Vero o falso? Questa è una domanda che non è la prima volta che vi faccio, quindi mi raccomando, mi aspetto una risposta corretta. I tubercoli nuziali si sviluppano sulle femmine nel periodo di accoppiamento. Vero o falso? Ahimè, anche questa risposta è falsa. I tubercoli nuziali si sviluppano solo ed esclusivamente sui maschi. Non a caso poco fa ho fatto un video su come determinare se il tuo pesce rosso è maschio al 100% e ho spiegato cosa sono e come si sviluppano i tubercoli nuziali nei pesci rossi nel periodo di accoppiamento. Se non avete idea o volete conoscere cosa sono i tubercoli nuziali, vi lascio il link in alto a destra del video dove spiego bene nei dettagli. Ultima domanda, questa è proprio bella, vediamo se sapete la risposta. Quando si parla di un pesce rosso, adesso lo dico in inglese, di un goldfish, di un jumbo goldfish, jumbo, cosa si intende per jumbo? Risposta multipla: A, un pesce di piccole dimensioni; B, un pesce di grandi dimensioni. Penso che più nel tecnico di così non potevamo andare. Questo termine, la cosiddetta jumbo size, non viene usata solo per i pesci rossi, ma per quasi tutti i pesci d'acquario. Famosa per essere utilizzata con le carpe koi,
anche con gli scalari, con i discus, con tutti i pesci che hanno le dimensioni maggiori. Nel senso che un jumbo goldfish è un pesce di grandi dimensioni, cioè della massima dimensione che può prendere quel tipo di pesce. Se cerchiamo online jumbo goldfish ci vengono solo e esclusivamente pesci di grandi dimensioni. Ai concorsi di bellezza dei pesci rossi, che esistono, i Goldfish Show, c'è la categoria jumbo, che sono i pesci più grandi dello show. Un altro famosissimo pesce a cui viene dato questo termine, jumbo, è anche il classico guppy. È un termine che non viene raramente usato in italiano, però ogni tanto si sente all'italiana jumbo, noi la chiamiamo all'italiana jumbo, però il termine corretto è jumbo, che è quello più inglese, ecco. In Italia non se ne parla tanto, se ne parla tanto in inglese di questo termine, però niente, mi ha fatto piacere portarlo sul canale. Spero sia stato di vostro gradimento, fatemi assolutamente sapere nei commenti che tipo di pesce siete. Siete un Oranda? Un Ranchu? Oppure un Jumbo testa di leone tricolor? Adesso avete imparato un termine nuovo. Spero soprattutto che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. È un gioco, siamo qui per imparare tutti. Se avete qualche precisazione su qualche risposta che ho dato, su qualche domanda magari imprecisa, scrivetemi un commento. Per il resto, spero veramente che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video su Filos Aquarium. Ciao!